andiamo avanti con i Devoride. Napoli è diventata, insomma, per una paio di settimane fulcro di tanti eventi, altri ve li mostreremo poi nelle prossime puntate. In questa saremo in compagnia degli amici di Onda Italia con il loro live tour che ha fatto tappa appunto a Mergellina e che ha proposto la gamma 2016 ai bikers partenopei. Tanta attenzione per la Honda Africa Twin 1000, abbiamo sentito un po' di commenti su questa motocicletta, grazie come sempre al supporto del nostro dealer di riferimento che a Napoli è All Roads, che troverete a Via Nuova Poggio Reale. Ma vediamo. Honda Live Tour approda anche a Napoli per dare ai motociclisti partenopei la possibilità di provare in strada la gamma 2016. Scenario dell'evento, il lungomare di Mergellina, dove nei due giorni della kermesse si sono avvicinati migliaia di curiosi, oltre gli utenti che hanno scelto poi di provare i modelli. Molta attenzione soprattutto per la nuovissima Africa Twin 1000, la moto che da inizio 2016 si è imposta come leader del mercato, grazie ai suoi contenuti tecnici e stilistici che anche a Napoli hanno lasciato il segno tra gli appassionati di questo segmento di moto. Con Saverio, Africa Twin è una delle moto più attese quest'anno, che te ne pare? È impressionante, nonostante è enorme e fa impressione, di una comodità assurda, molto maneggevole. Io ho beccato per il cambio automatico, mai portato una moto a cambio automatico, comunque dà belle sensazioni. Certo, non è il cambio manuale che è più divertente, ma volendo... Però con sequenziale ci si diverte. Sì, volendo si può anche ovviare, in parte, però è una gran bella moto. Complimenti alla Honda. Per quanto riguarda i canoni stilistici moderni, è una moto molto molto moderna, molto avanzata, con un design molto bello, fatto molto bene. Quindi dal punto di vista stilistico penso che ci vorrà poco per abituarsi. Dal punto di vista tecnico è una moto che fa una certa differenza, però non ha quei particolari eccellenti, quello spunto sulla forcella un po' più tecnica o magari gli assemblaggi. È bello solo il carter perché hanno usato questo bronzato, quindi che spicca molto, però non ha quell'eccellenza che mi aspettavo, insomma quel particolare in più da potersi distinguere da una concorrenza che ormai sono anni che c'è, è affermata e si è anche specializzata. Allora Tony, appena sceso dall'Africa Twin mi è sembrato di capire sorprendente. Sorprendente, effettivamente è molto facile da guidare. E quello che mi aspettavo, tra l'altro, perché Honda ne ho avuto, e questa è la moto giusta. Che vuoi dire, che facciamo un passaggio? Non lo so, è un po' difficile, però il pensierino alla verità ce lo farò. Ma dammi un elemento proprio che ti ha colpito proprio in maniera, diciamo, più degli altri. È facile da guidare e poi sui dossi non li senti, cioè la sospensione è eccellente. Mi piace. Eccoli qua, freschi freschi da Africa Twin, Davide e Mimmo. Impressioni a caldo. È bellissima, comoda, facile da guidare, anche leggera nonostante il peso. La tenuta di strada è eccezionale, anche la sella abbastanza larga, bellissima. Molto comoda la sella, l'accelerazione si sente, poi anche nelle curve si sente, diciamo, la leggerezza. Ho voluto provare quella con la classica frizione col vecchio cambio, perché secondo me il classico non passa mai di moda. E va bene anche la frenata. Comodissima. Ti ha colpito? Siamo dire, solo quello. Vabbè, dal punto di vista estetico. Estetica è bella, è una bella moto. Donne, siete più attenti a questi aspetti. Esteticamente è una bella moto, poi è comodissima, quindi sono due vantaggi. È uguale. Vabbè, quindi avete dato l'ok per eventualmente... Sì, e tanto decidono loro. Venite a trovare in concessionaria da All Rules Napoli in Via Nuova Poggio Reale 18A. Vi aspettiamo per la prova di tutta la gamma 750 e 500. Un bacio.